Io sono il signor Luigi Perrone e sono il presidente di questa cooperativa agricola chiamata Cooperativa Agricola Campo Danese. Il nostro lavoro si basa sulla qualità dei prodotti, quindi un posto ameno, un posto pieno di natura come Campo Danese che fa parte del Parco Nazionale del Pollino non poteva essere di meglio per il nostro lavoro. La qualità per noi è tutto, perché abbiamo puntato sulla qualità, non abbiamo fatto nessun tipo di pubblicità, è stato un passaparola, la gente si è trasmessa un con l'altro la bontà dei nostri prodotti, la qualità e la bontà dei nostri prodotti. Allora, all'interno del Parco del Pollino, il primo posto metto le montagne di Novacco. Poi secondo metto sicuramente le zone del Pollino, il Visitone, dove è il Visitone, e terzo posto la piana di Campo Danese in genere. La vista più bella per me è sulla montagna dove c'è la famosa fontana Cifarelli, dove si vedono tutti e due i mari, si vede il mare Ionio e il mare Tirreno, è uno spettacolo. E il sapore più bello sono le cicorie che mia madre raccoglie, la cicoria al naturale, la ricotta che facciamo noi, i salumi che facciamo noi, il pane, tutte queste cose qua. Un'esperienza da fare una passeggiata nel mese di maggio-giugno, quando è tutto pieno di fiori, e portarsi dietro un qualcosa da gustare sul posto, qualcosa di casareccio, tipo il pane casareccio, la frittata con la salsiccia, come facevo quando ero ragazzo. Ah, i posti qui sono tantissimi, sotto un vino, sotto un faggio, sulla cima di un monte dove si può vedere sia il Mar Tirreno che il Mar Ionio. C'è l'imbarazzo della scelta. Tutto il Parco del Pollino lo possiamo definire un posto ideale, non ci sono posti particolari, perché dalle cime più alte alle zone più basse tipo Orso Marzo sono tutte uno più bello dell'altro. Ah, sicuramente sulla piana di Campo Danese, oppure vicino al laghetto a Mormanno, oppure sull'altipiano di Ruggio ci sono tanti e tanti posti.